C'è una vecchia storiella, no? Più o meno parla di due donne che sono in vacanza in un lussuoso albergo nelle Catskill Mountains. E una dice all'altra: "Oh mio Dio, cara, ma qui le porzioni sono terribili." E l'altra replica: "Oh certo, tesoro, hai ragione. E poi soprattutto sono così piccole, porzioni piccole. Effettivamente, credo che questo sia il segreto della vita, porzioni piccole. La vita è piena di tristezza, malinconia, infelicità, disperazione, non so. Ah, c'è un'altra sorella invece, no? E quest'altra viene solitamente attribuita a quel gran genio di Groucho Marx, che c'era la ben gloria, insomma. E solitamente, anche se io sono convinta, insomma, che si possa riferire a Freud e ai suoi bislacchi discorsi sull'inconscio. E più o meno è questo il senso, sto parafrasando però in tutto questo. Io non vorrei mai far parte di un club che abbia tra i suoi membri un soggetto come me. Ecco, questa per esempio è la mia regola d'oro per quanto riguarda i rapporti con gli uomini. Ultimamente una serie di pensieri un po' strani, insomma, attraversano la mia testa. Adesso io non so bene se attraversano la mia mente perché ho da poco superato la barra dei 20 anni e potrebbe essere quindi una significativa, non so, crisi di mezz'età o una cosa giù di lì, insomma. Oppure perché magari, non so, non è che ho paura di invecchiare o comunque di cambiare, di accollarmi le mie responsabilità, di crescere. Non sono una di quelle persone io. Dopotutto non credo, insomma, la cosa peggiore che si può dire di me a livello fisico è che sono da sempre brizzolata dentro, non so, sono anche leggermente ipocondriaca, ho una ciglia nell'occhio e credo che sia un distacco della retina, oppure non so, magari finirò, magari crescendo, insomma invecchiando potrei migliorare, finirò come una di quelle vecchiette che vagano per la strada con le borse della spesa, inneggiando contro il governo e con la bavetta dal lato della bocca. Non lo so tutto questo, forse migliorerò invecchiando. Non so, la verità è un'altra, la verità è che Albi mi ha lasciato. E questo non. Mi ha lasciato, io non capisco per quale motivo mi ha lasciato, non capisco se. Io sto cercando di ricollegare nella mia mente i vari pezzi, insomma, della nostra storia, sto cercando di capire per quale motivo siamo esplosi in quanto coppia. Se io ripenso un anno fa noi eravamo felici, eravamo contenti, eravamo innamorati e non lo so, forse qualcuno potrebbe dire, magari ti ha lasciato perché sei una personalità tendenzialmente depressa o tetra o triste, ma in realtà io non sono triste. Sì, va bene, ogni tanto magari posso avere qualche pensiero perverso e malinconico se penso alla morte. Per un periodo ho acquistato anche una serie di libri sull'argomento. Però oggettivamente il mio psicanalista ritiene che i miei problemi affondino le radici nella mia infanzia, eppure sono stata una bambina ragionevolmente felice. Allora, Ludovica Ottaviani, sono, non lo so cosa sono nella vita, insomma, insomma, mi piacerebbe lavorare nell'ambito. Sì, sto studiando una cosa, insomma, analoga al mondo dello spettacolo. E ho scelto il monologo iniziale di Joanny, di Woody Allen, quindi. E l'ho scelto, non so, forse perché ho un'affinità naturale con le nevrosi e dintorni, non so, forse per questo motivo semplicemente.